aver ascoltato la parola del Maestro di Galilea, dopo aver ascoltato la verità del suo verbo, così incisiva, così diretta, così estremamente radicale rispetto ad una richiesta di coerenza assoluta tra il mio dire credere, volerlo seguire e la mia vita così scombinata, mi verrebbe quasi da dire, non so a voi, quello che molte volte i suoi compagni di cordata, i suoi discepoli, quando sentivano parlare Gesù in questo modo dicevano: Maestro, allora chi si può salvare? Perché davvero sembra essere così assolutamente esigente fino alla inverosimilità della nostra realtà quotidiana, che sembra essere per pochi il messaggio del Vangelo. Tuttavia io ritengo che questa sia una parola alta, assolutamente comprensibile, va spiegata, ma capace di far ragionare tutti, veramente tutti, nessuno escluso. Qui non c'è una parola escludente ed esclusiva, quanto piuttosto c'è una parola includente, inclusiva, che mette in grado ciascuno di capire nel momento stesso in cui ascolta il Maestro cosa lui voglia veramente dire. Partiamo da chi si rivolge il Signore. Il Signore dice a noi: voi dovete superare la mentalità degli scribi e dei farisei. Ah, questo è il primo passo che è importante, perché se non capiamo l'apertura del suo discorso, il suo parlare sembra essere così irruente che finisce per essere aggressivo nella nostra quotidianità, anche nella nostra fragilità, a volte anche una fragilità innocua. Quando si dice, e quando Gesù dice, se voi guardate con l'occhio un po' malizioso, a quel punto dovremmo essere tutti ciechi, perché la verità è che la nostra vita è fatta anche di assoluta fragilità, e per questo non è che noi dobbiamo essere condannati alla Geenna per la nostra fragilità. Chi sono gli scribi e i farisei? Sono coloro che dicono di essere giusti perché osservano la legge. Sono quelli che formalmente dicono di non fare nulla di male. Sono quelli che vanno a messa la domenica e dicono: siccome abbiamo rispettato la legge, abbiamo comprato il biglietto d'ingresso per il paradiso. Sono quelli che dicono il rosario e dico: così ho messo a posto la coscienza. Sono quelli, cioè, che in ragione della forma pensano di aver soddisfatto il contenuto, la profondità della vita. Ma così non è. Tanto è vero che nel libro della Sapienza, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, c'è un atteggiamento diverso di Dio quando dice all'uomo che deve rispettare la legge. Dice: guardate, io vi do la legge perché io amo colui che prova se stesso e prova se stesso a superare il male e sceglie il bene, ma lo fa, guardate con quale rispetto della nostra condizione. Io vi ho messo dinanzi il bene e il male, sta a te nella tua libertà crescere e scegliere se vuoi fare il bene o vuoi fare il male. Non è una questione legale dal punto di vista, cioè, del mio rapporto con Dio chiuso nella norma. Io devo educare la mia libertà alla scelta. L'ipocrita, invece, formalmente nei confronti di Dio e degli uomini si comporta bene, ma nel suo cuore trama tradimento, errore, cupidigia, e mette in moto meccanismi squallidi per cui, dal punto di vista dell'esteriorità, vive una condizione, ma poi nelle sue scelte più profonde, nella radicalità della propria vita, si comporta in maniera non degna del Vangelo. È contro questi che il Signore si sta lanciando, è contro quell'atteggiamento assolutamente falso di comportamento religioso. E soprattutto si sta lanciando con la sua parola così dura contro quelli che pensano di comprarsi il paradiso con degli atteggiamenti religiosi,
con una capacità solamente rappresentativa dell'essere credente. Il Signore è venuto nel mondo, come dice Paolo nella seconda lettura, a darci il dono della sapienza. Una sapienza che non è quella degli uomini, che ci permette di comprendere, malgrado i nostri limiti e le nostre difficoltà, malgrado anche il nostro peccato, che possiamo fidarci di Dio. Nessuno si illuda che per il fatto stesso che ha risposto agli obblighi che gli vengono dalla struttura religiosa, obblighi, cioè che ha risposto al precetto, si sia messo a posto la coscienza nei confronti di Dio. E poi d'altronde, vedete, il termine stesso, i precetti della Chiesa, suonano piuttosto come limitazione della libertà che invece la scelta d'amore in ragione del mio convincimento. La domenica io vado in chiesa perché è un precetto, do la decima perché è un precetto, come sono precetti le tasse e il servizio militare. E così io vado in chiesa come se pagassi una tassa e do un onore al povero nella sua liberazione come se andassi alla guerra. Beh, credo che ci debba essere una distinzione in ragione di quella che è la mia libertà credente. Io non seguo il precetto come obbligato da una legge costringente né fatto religioso. Io seguo un'indicazione che è una parola d'amore che mi mette nella condizione di essere libero di scegliere tra il bene e il male, e scelgo il bene perché il bene è migliore del male, e scelgo il bene perché mi rende felice, e scelgo il bene perché è giusto, e scelgo il bene perché è umano essere nel bene, perché mi rende capace di armonia. Io non sono costretto da Dio a comportarmi come mi comporto, perché altrimenti se non mi comporto così vado all'inferno. No, la mia vita è un inferno se io non seguo l'amore di nostro Signore Gesù Cristo. È ovvio che una Chiesa che ha bisogno di costringimenti legali per impaurire la gente esercita il suo potere incutendo paura piuttosto che lasciando libero il cuore dell'uomo in ragione dei propri limiti e della propria fragilità di affidarsi all'amore misericordioso di Dio. Io devo essere chiaro fino in fondo, perché altrimenti sia voi che mi ascoltate qua che gli altri forse non riescono a percepire fino in fondo quello che Gesù sta dicendo. Se io dovessi essere cristiano perché in ragione della legge non faccio nulla di male, in realtà sto tradendo la legge di nostro Signore Gesù Cristo. Perché se uno pensasse di stare a posto perché non fa nulla di male, non ha capito niente di quello che Gesù ci ha insegnato. Tu pensi di risolvere, e io con te, il tuo problema perché non rubo? Perché non uccido? Perché non commetto adulterio? Ma se fosse la formalità della legge che mi mette nella condizione di sentirmi a posto con la coscienza e per questo giusto, io non ho capito che qualcosa di più mi può rendere felice che essere pedissequamente capace di rispettare la legge. Perché il Signore Gesù è venuto nel mondo per dire: tu sarai felice non se non rubi, ma se condividi quello che hai con chi non ce l'ha. Non se non uccidi, ma se difendi la vita nella sua espansione e esperienza più totale. Non se tu non fai niente di male, ma se tu impari a fare il bene. Non puoi formalmente sentirti a posto perché hai rispettato tutte le regole, ma perché in ragione della parola del Signore, per assurdo, puoi anche aver infranto qualche regola, ma in ragione dell'amore hai vinto te stesso donando per generosità la vita. Dice Pietro nella sua prima lettera, dice: è la carità, è l'amore che copre la moltitudine dei nostri peccati. Ecco perché Gesù ce l'ha tanto con gli ipocriti, ed ecco perché una chiesa formale, un popolo credente che risolva il suo problema soltanto nell'esteriorità della propria fede,
diventa in qualche maniera un palcoscenico contrario alla verità di Cristo. Per cui la gente che guarda dice: ma com'è possibile che questi si vanno a battere il petto in chiesa, poi appena stanno in casa sono uomini di ingiustizia, di prepotenza nei confronti degli altri. Appena usciamo dalla chiesa andiamo a compiere i quotidiani delitti contro la decenza e l'educazione. Non è formalmente che posso essere credente, anzi di più, proprio la mia libertà d'amore e la mia coscienza di dentro, avete sentito quello che ha detto Paolo? Lo spirito che sta dentro ti giudicherà, mi permette di dire qual è il percorso che sto facendo. Io più volte vi ho portato questo esempio, ma credo che sia opportuno farlo anche oggi. Facciamo il caso, usiamo uno dei comandamenti: non nominare il nome di Dio in vano, che noi molto spesso abbiamo ridotto soltanto a non bestemmiare. Beh, io per mia natura e soprattutto per educazione ricevuta dalla mia famiglia, nella mia vita, e non è un merito, non è un pregio, io non ho mai bestemmiato nella mia vita, neppure una sola volta, neppure come intercalare, neppure usando la parola Dio come vezzo tra le parole per ingigantirle. Non lo so fare, ma non è un merito, sono stato educato così. Ora, io potrei dire, visto che quella è la bestemmia, che invece di rispettare 10 comandamenti ne rispetto 9 perché uno già me lo sono fatto. È libero, l'ho già acquisito per natura. Ma facciamo il caso inverso invece. Che ci sta uno scaricatore di porto, uno invece che ha ricevuto un'educazione diversa dalla mia e che ogni mattina, per natura, ci sono questi tipi, vedono sul calendario che santo è o che cosa, e tutta la giornata lo bestemmia 100 volte. Ora, a un certo punto capita nella sua vita di incontrare Gesù, lo incontra, lo ama, lo conosce. E sa qual è il suo problema? La bestemmia, che ormai è diventato un intercalare, è diventato congeniale al suo linguaggio. Allora lui decide, incontrando Gesù, che non vuole bestemmiare più. E quella giornata, e più giornate poi esce, e invece di bestemmiare 100 volte, con tutto il suo impegno, bestemmia 30. Ci ha messo un sacco di impegno. Io nella mia vita non ho mai bestemmiato, ma non faccio sforzo. Ora non mi date risposta, ma secondo voi, dinanzi agli occhi di Dio, è più giusto lo scaricatore di porto che si è impegnato ed è riuscito a bestemmiare 30 piuttosto 70, o me che non ho bestemmiato proprio? È l'azione legale che giustifica o la tensione al bene? E rispetto alla tensione al bene, è più giusto lo scaricatore di porto o io? Se tu resti alla forma e al formalismo credente, giudicherai non in ragione del cuore. E in quel cuore, nella coscienza, ci puoi entrare solo tu. E solo tu sai quanto e come stai rispondendo all'iniziativa di Dio nella tua vita. Non c'è nessuno che ti può giudicare. Non c'è nessuno che ti può condannare. Non c'è nessuno che può decidere per te, solo tu, in ragione della verità di dentro, potrai dire che se e quanto ti sei impegnato per dire sì al tuo Signore. Non lasciare ad altri decidere per te, lascia al tuo cuore ragionare di Dio e Dio nel tuo cuore parlerà di sé. È lì che devi incontrare la verità del tuo percorso. Vi è stato detto, ma io vi dico. Ed è questa radicalità che mette in moto la rivoluzione cristiana, dove il Cristo che parla non ha bisogno di regole scritte, quanto piuttosto di un cuore libero, capace di grandezza d'amore, per riscattare l'uomo dalle proprie prigionie, ma prima di tutto una legge che diventa, se non è legge d'amore, una legge schiavizzante l'uomo e la sua libertà. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e dia a ciascuno di noi
la forza di poterla vivere tutti i giorni. Credo in un solo Dio.